invece che eventuali demolizioni e con ricostruzioni fossero uno nel nostro piano regolatore come conosciamo abbiamo tutte le case censite nelle zone agricole, non tutte queste case censite possono usufruire del piano casa, perché noi nel momento in cui abbiamo ristrutturato il piano regolatore abbiamo previsto che abbiamo dato delle sottoclassi alle abitazioni, classe A, classe B e classe C. La classe A e classe B sono le case quelle che hanno una importanza dal punto di vista estetico, dal punto di vista proprio caratteristico storico dell'abitazione in zona rurale, mentre le case C, individuate come classe C, non avevano queste caratteristiche, per cui abbiamo dato la possibilità, già prima con la vecchia stesura del piano casa, l'abbiamo riconfermato adesso, che le case che possono utilizzare o gli accessori che possono utilizzare il piano casa sono quelle che sono censite nell'area C, per cui abbiamo già solo il 35% delle abitazioni nelle zone agricole che possono utilizzare il piano casa, non il 100%. E in più, nel momento in cui c'è la possibilità appunto di fare demolizione di costruzione, accorpamenti eccetera, abbiamo dato delle indicazioni ben precise, come avete visto nella proposta di delibera, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4 casi da utilizzare nella ristrutturazione delle zone agricole, per cui con le abitazioni, accorpamento di accessori di pertinenza all'edificio principale, residenziale, fabbricati principali residenziali con interventi di ampliamento, e abbiamo detto poi le altre due. Concettualmente abbiamo ribadito che nel momento in cui uno fa una ristrutturazione, un accorpamento di accessori all'abitazione principale, uno spostamento di questi accessori perché magari l'avevano mezzi demoliti o anche lontani dall'abitazione, abbiamo detto possiamo portarli in prossimità dell'abitazione, li dobbiamo mettere con una forma estetica che possa realizzarsi di nuovo il vecchio concetto dell'AIA, una sorta di organizzazione delle case comuniche. In più abbiamo voluto ribadire il concetto che comunque questi nuovi rifacimenti fossero realizzati con le distanze previste dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 13, per cui mantenendo le varie distanze di sicurezza, distanze dal punto di vista igienico, perché in questi accessori possono considerarsi anche le stalle, possono considerarsi i vari allevamenti eccetera eccetera, per cui questa realtà pur nella legge regionale ha dato la deroga di essere spostati in maniera come uno voleva attraverso un piano partenariato, noi invece abbiamo voluto dare una certa logica e una certa filosofia. L'altro aspetto importante, anche in questo caso l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nella zona. Anche ecco, gli aspetti principali, come vedete il testo integrato nelle pagine dal 9 fino al 14, praticamente è un testo integrato che raccoglie le limitazioni che avevamo introdotto precedentemente con delibera approvata con delibera consigliare 89 del 2009. In più quest'altra noi l'abbiamo evidenziata in grassetto proprio per cercare di dare un supporto all'ufficio tecnico per poter, e anche i tecnici esterni che verrebbero a consultare le nostre carte. Per cui ecco, le indicazioni principali sono quelle che ho appena detto riguardo alle zone agricole. Ah, un'altra cosa importante che abbiamo introdotto nelle attività residenziali nelle aree B, per cui nei centri abitati, è quello che se uno deve fare un intervento in un fabbricato, in un condominio, abbiamo chiesto espressamente il parere del condominio in base il permesso, per cui il parere permesso comunque è un'autorizzazione del resto del condominio, di modo che l'intervento anche per la chiusura di un balcone o la piccola sopraelevazione eccetera fosse realizzata in maniera omogenea su tutto il condominio, proprio per evitare le macchie del leopardo che ovviamente possono creare problemi dal punto di vista estetico. Per cui anche un'eventuale sopraelevazione, piccole sopraelevazioni che si realizzerebbero in prossimità del lungo le vie, che magari si trova il fabbricato attualmente a una distanza inferiore di 5 metri,
c'è la possibilità di fare queste piccole sopraelevazioni di 30-40 cm, perché come è scritto quella normativa, un altro elemento importante che il piano casa ha introdotto è quello di favorire, favorire nel senso positivo, di favorire il recupero dei sottotetti, per cui introducendo queste nuove altezze minime che devono ottenere i sottotetti, cioè 2,40 m e 2,20 m come locali accessori, per cui ha ridotto da 2,70 m a 2,40 m e da 2,40 m l'ha portato a 2,20 m solo esclusivamente per i sottotetti, per cercare di recuperare questi ambienti sia per i centri storici e sia per le aree B, in un certo senso, proprio per cercare di recuperare tutti questi ambienti e destinarli ad abitazioni. Okay. Per cui ecco, queste piccole sopraelevazioni nelle aree B è possibile, in base alle volumetrie eccetera, è possibile realizzarle non spostandosi di 2 metri eccetera, ma realizzando una piccola sopraelevazione sopra i muri già esistenti, per evitare tutti i movimenti dell'abitazione, ma dare una logica nell'organizzazione del progetto. Va bene, grazie assessore, aperto la discussione, chi chiede di parlare? Una cosa velocissima, riguardo all'assessore Mancini, che ha richiamato anche a casa perché mi ha detto che non è stato possibile convocare la commissione urbanistica sulla questione. Quindi Edoardo ha fatto il possibile per cercare di informare le persone, però personalmente, pur condividendo quello che ho sentito dire, perché mi sono trovato con Medisini, non avendo avuto modo di approfondire nel dettaglio quanto scritto, comunque io ritengo di dovermi astenere. Peraltro condivido quello che è stato detto, questo volevo dire, e apprezzo il tentativo dell'assessore Mancini di chiamare a casa per far presente queste cose. Non è stato possibile perché entro 45 giorni dovevamo approvarlo, eccetera. Fino agli ultimi giorni praticamente ci sono stati tanti incontri in regione e con l'ANCI e tra comuni stessi per cercare di condividere il più possibile questi interventi nell'ambito nostro, locale della Valdesina, per cui l'ufficio fino a martedì, mercoledì, ci ha avuto difficoltà e non avevano ancora degli elementi precisi per poter redigere e realizzare questa proposta di delibera. Ecco, per cui da questo mi sono permesso di chiamare. Altri? Non c'è nessuno, proviamo a votazione, astenuti, favorevoli, tutto il resto è veramente eseguibile. Sì. Sì, veramente eseguibile, astenuti, favorevoli, continua. La seduta è sciolta. Buonasera a tutti, ci vediamo domani sera in teatro. Grazie.